Le riforme del 2015 e 2016 hanno introdotto novità normative di non poco momento. Intanto, innanzitutto, il nuovo articolo 2929 bis, legge fallimentare, cui si accompagna in modo corrispondente l'articolo 64, comma secondo, legge fallimentare, i quali prevedono la possibilità di agire esecutivamente in modo diretto contro il terzo proprietario nel caso in cui siano stati compiuti dal debitore atti in frode agli interessi del creditore una volta sorto il credito e in prossimità della scadenza dell'obbligazione. Su altro versante, molto importante, sono le novità in materia di procedure esecutive. E qui è da segnalare, innanzitutto, la previsione per la quale il creditore può richiedere all'ufficiale giudiziario di fare la ricerca dei beni da pignorare mediante accesso alle banche dati. Alcuni tribunali italiani sono già dotati di queste strutture e in questo modo le risultano molto agevolate le possibilità di recupero del credito. Ancora molto importante sarà la istituenda, perché non ancora formalmente perfezionato, registro delle vendite pubbliche, cioè un unico registro nazionale a cui potranno accedere i creditori per avere notizie sui beni e sulle procedure esecutive. Da segnalare infine la riforma delle vendite mobiliari e immobiliari attraverso il potenziamento delle vendite e dei pagamenti dell'importo della vendita sempre in via telematica.